Lei è Francesca Parisi ed è un'altra vittima di questa, come l'abbiamo chiamata? Macelleria. Umana e sociale. Può raccontarci qualcosa? Allora, mio padre è cliente di Banca Etruria di Civitavecchia da più di 42 anni, pieno rapporto di fidelizzazione con questa banca. Gli unici risparmi di una vita, un ex operaio, peraltro papà è invalido al 100% e cardiopatico e ancora non sa nulla di questa cosa, quindi io lo devo tutelare a tutti i costi perché rischierebbe un infarto. Dalla mattina alla sera si è trovato senza questi soldi. Il promotore interno a Banca Etruria, il dipendente di Banca Etruria, ha fatto svincolare in maniera forzosa questi soldi a mio padre da un altro risparmio che era garantito e quindi esente da rischi, diciamo, finanziari. Lui si è affidato ciecamente, non sapendo assolutamente cosa potessero essere economicamente, chiediamo a un anziano di 79 anni, delle obbligazioni subordinate, ovviamente. Ignaro di questo. E la cosa più grave è che lui andava spesso in banca, ultimamente io perché papà ormai è immobile a casa, a chiedere se era tutto a posto. L'aveva convinto perché garantivano un circa 4% netto che avrebbero ulteriormente alimentato di 100 euro al mese la sua già misera pensione. Quello che io voglio dire rispetto al danno, non è solo un danno finanziario, questo lo devono sapere tutti, è un danno biologico, fisico, psichico ed esistenziale alla persona, morale ed etico. E di rimbalzo a noi familiari, perché come me non sa più come curare suo padre e noi figli, con quei soldi mio padre avrebbe dovuto aiutare me che sono una libera professionista, laureata, che faccio anche fatica ad andare avanti, e mia sorella che ha un'attività commerciale. Ora, chi glielo dirà a lui? Come posso ancora tenere questa menzogna e queste terribili giornate che sto attraversando giorno e notte per chiudere il conto a Banca Etruria, come tanti altri stanno facendo? Non le dico per prendere la documentazione, perché Banca Etruria fa anche, diciamo, questione anche su questo, per ritirare il MIFED, il contratto e quant'altro, perché già mi sono rivolta sia a un avvocato di diritto bancario per ovviamente promuovere un ricorso, diciamo, soggettivo verso Banca Etruria di Civitavecchia, perché le responsabilità sono venuta a sapere che il promotore che ha fatto comprare queste cose a mio padre peraltro era già indagato per altre truffe. Questo è molto grave, quindi il direttore di quella banca o chi che sia ne sapeva. Diciamo che le responsabilità, sappiamo tutto, sono trasversali, non sono una sprovveduta, non solo direttamente la banca, ma la Consub e Banca Italia che avrebbero dovuto vigilare. In Italia non sarà mai verificata una cosa del genere. La maggior parte sono persone anziane e fragili. Io, guarda, l'ho chiamata una circonvenzione di incapace finanziario. È come se noi avessimo raggirato qualcuno che non era in grado di capire il valore giuridico, economico di quell'atto che è andato a sottoscrivere. Io credo di essere stata abbastanza esplicita e sintetica. Vi ringrazio. No, grazie a te, Francesca. Grazie ragazzi.